La sicurezza è importante, ma diversi ambiti. C'è la sicurezza del nostro know-how, il nostro sapere, la nostra tecnologia, sapere se dobbiamo avere quello, lo spionaggio industriale, no? Dobbiamo evitare che ci possano copiare, forse è una condizione. Questo è il segreto d'impresa, forse, sarebbe un ambito di sicurezza, ma ci sono altri ambiti di sicurezza, ci sono quelli della sicurezza dei visitatori. Ciò vuol dire che, secondo il nostro ambito produttivo, del nostro settore, dovremo fare compatibile le normative, la legislazione che dal nostro ambito con la compatibilità delle visite che verranno a entrare nei nostri impianti, nelle nostre installazioni dell'azienda. Allora, come abbiamo detto prima, la mattina dobbiamo avere in conto se deve portarsi un registro dei visitatori, come da legge è di abitudine farlo in secondo impianti di allevazione di animali, settore, dipende dal settore di sanità, farmaceutico, un registro di visitatori. Anche questa sicurezza vuole dire sicurezza di cumplire la legislazione, cioè vuol dire le nostre database devono aprire un registro delle nostre banca di dati, si dice, no? Banca di dati di queste persone che verranno a visitare, e soprattutto se abbiamo l'intenzione di, come deve essere logico, di approfittare queste visite per estrarre informazione importante per la nostra impresa, per politica di impresa, di produzione e anche di miglioramento del servizio di visite. Allora, dobbiamo fare una banca di dati diversa da quella dei nostri clienti del prodotto, che stiamo parlando di due pubblici diversi. Anche sicurezza del percorso. Il percorso vuol dire dobbiamo avere in conto se il percorso ci sono scale che sono che si può liscare, no? Scivolare, se è adatto il percorso per persone con mobilità ridotta e che vanno sedie di ruote o sono molto vecchie o vanno, forse questa accessibilità fisica tante volte non è soltanto queste persone che vanno con la sedia di ruote, si dice, anche può avere una coppia che vengano con i bambini, con il loro carretto, no? Ecco. Allora, grazie, sto imparando tanto italiano, eh? Anche la sicurezza si deve plasmare sul documento. Ciò vuol dire che se noi facciamo, come ho parlato questa mattina della stampa, qui potete passare tra di voi questo documento, dobbiamo adattare il nostro plan di emergenza, di sicurezza dei laboratori, adattarlo per quei visitatori. E dobbiamo anche fare la stessa misura di sicurezza che ci vuole per i nostri laboratori, per i visitatori. Cioè, abbiamo visto immagini del video, nelle industrie agroalimentari ci sono
bisogna in alcun passo delle visite, in molte visite, avere, indossare quelle misure per l'igienico-sanitario. Non è sicurezza in questo caso neanche di know-how, di copia, no, stiamo parlando di igienico-sanitario. Stiamo parlando di sicurezza di incidenze. Stiamo parlando, allora, obbligatorio fare una polizza, come si dice, di assicurazione. Una polizza di assicurazione specifica per i visitatori. Perché non vale quella che abbiamo per il nostro lavoro. La nostra polizza di assicurazione è per i laboratori, ma adesso stiamo parlando di persone che vengono da fuori e vengono a fare una visita. Allora dobbiamo fare questa polizza di assicurazione per queste visite, specifica. Perché se abbiamo un incidente, questo può essere la fine della nostra volontà di aprire le porte. Allora, questo può essere un piccolo costo che possiamo mettere sul prezzo, sul prezzo che facciamo pagare o no, ma sono costi che dobbiamo avere in conto, ma questo è molto importante. Ci sono volte che sono aziende che hanno aperto le porte, hanno avuto è accaduto un incidente sfortunato e hanno basta. Allora, se lo pensiamo, la possibilità, forse no, non passa nulla mai, ma dobbiamo pensare alla possibilità. Allora vuol dire che dobbiamo anche stare preparati per questo e prevenire. La sicurezza anche nel percorso che faranno le visite. Quando parleremo dell'organizzazione del percorso, vedremo che, come vedete in questa dépliant, questo brochure che sta passando della stampa, si deve adattare il plan di sicurezza d'emergenza, plan d'impresa di sicurezza, lo dobbiamo adattare al percorso che faranno i visitatori. Come abbiamo detto la mattina, forse per sicurezza non possono passare per qui perché è troppo stretto, allora lo facciamo passare per un altro posto e può darsi che se è un'emergenza non possono uscire per la porta d'emergenza perché non possono andare per là. Allora dobbiamo adattare. Ciò vuol dire, se bisogna una porta d'emergenza, questo sarebbe uno stremo forse, ma la segnalizzazione, dove ci sono i segnali, la segnaletica per indicare la uscita o l'estintore, e poi sempre dare un punto di trovata per i visitatori in caso di dovere uscire presto, subito, perché c'è un'emergenza. Dove il posto un posto dove trovarci, che devono conoscere prima, perché se non sono stato mai. Allora tutto questo lo dovremo sapere, perché quando arriveranno i visitatori sono dati che dovremo dare. Evidentemente le visite, questo stiamo parlando di fare l'eccellenza delle visite, capite? Si può fare di qualsiasi forma forse e non passa nulla, mentre non passa nulla, ma se vogliamo farlo bene dobbiamo avere in conto tutti questi aspetti. Poi anche dobbiamo avere una comunicazione con i servizi pubblici esterni. Per esempio, la persona che fa di guida deve conoscere, per esempio, questa mattina abbiamo detto,
se un gruppo che viene con la guida dell'ufficio di turismo perché abbiamo fatto la formazione e perché così noi possiamo lavorare mentre si fa la visita, o perché io non parlo l'idioma del gruppo e invece questa persona dell'ufficio di turismo si parla l'idioma del gruppo che fa la visita, questa persona deve conoscere tutto questo, tutto questo di sicurezza, tutte queste misure di sicurezza, e anche deve avere il telefono cosa deve fare? Deve avere un protocollo che la persona che sta girando il gruppo deve avere molto chiaro. Quando si... Questo è in generale, in generico, perché stiamo parlando forse di aziende che sono artigianali, sono tre persone, sono quattro persone, non ha bisogno di avere tanto, ma sono cose che dobbiamo sapere quando stiamo parlando di mettere gruppi, persone che vengono dall'estero, da fuori dell'azienda. La informazione interna ed esterna. Ciò vuol dire, noi dobbiamo informare prima ai laboratori. Se noi abbiamo un'azienda pronto, i laboratori vedono un gruppo di turisti, no, non è possibile. Abbiamo detto che è importante, anche raccomandabile, che i laboratori possono implicarsi nel processo della visita. Se possibile, non sempre può essere così. Ma l'informazione, dobbiamo avvisare. La nostra azienda ha preso questa decisione di aprire le porte perché perciò. Questo sempre è importante. Parteggiare, condividere le decisioni dell'azienda con gli operai dell'azienda. Allora, questa informazione interna deve anche avere questo protocollo. Chi farà gestirà le prenotazioni. Ci telefona l'amministrativa, prende il telefono. Visite? Non so quanto costa. No, dobbiamo preparare le persone dall'interno. Prima fare questo lavoro. Le persone dall'interno dobbiamo informare e formare a queste persone all'interno. Secondo, anche quello che si può spiegare e quello che non si può spiegare. Io gli dico ai miei operai, qui questo non può mostrarsi, o questo quando fanno la domanda puoi spiegare questo o quello, se è il caso, forse non bisogna. Ma tutti questi aspetti, lavorare prima di porta addentro, no? E poi l'informazione esterna. Informazione esterna che sarebbe tutto quello di la comunicazione che dobbiamo fare all'amministrazione. Per esempio è importante che questa comunicazione sappiano la polizia municipale, per esempio, se vede un pullman o vede... deve stare informata, si deve comunicare, anche sia per cortesia, ma è interessante fare questa informazione. Non stiamo parlando di la comunicazione di pubblicità, stiamo parlando di informare. Allora, dobbiamo disegnare la visita. La visita, la produzione e la formazione. Cioè vuol dire che dobbiamo fare una concettualizzazione, questo ci rimette a quello che abbiamo detto di come, che, no? Allora, dobbiamo pensare non soltanto a disegnare la visita, cioè vuol dire scrivere un discorso, e questo discorso deve essere attrattivo, dobbiamo fare interessante per la persona che ci visita, no?
perché a volte ci sono cose che noi che lavoriamo ogni giorno con quel prodotto nel nostro lavoro, per noi è tanto normale, ma per una persona che viene da fuori è sorprendente, è una scoperta. Allora questo dobbiamo testarlo anche con amici o familiari, se volete, prima che vedere un assaggio di questo, una prova, perché vedono quello che li attira l'attenzione, quello che, le domande che fanno, cosa si interessano, perché dobbiamo inserirlo nel nostro discorso, nelle nostre spiegazioni che faremo nel percorso. Disegnare la visita anche vuol dire disegnare il percorso che faranno, come faremo per rendere più attrattiva questa visita, se mettiamo alcun altro elemento, se alla fine della visita faremo potranno assaggiare i nostri prodotti, se è il caso, sia un profumo, sia qualcosa di mangiare. E anche la formazione, questo che abbiamo detto, la formazione delle persone che saranno chi avranno questo rapporto con il visitatore. Oppure, questo che abbiamo detto, la persona che hanno avere queste abilità di comunicazione, queste abilità di fare un discorso. Si deve anche pensare secondo gli impianti le caratteristiche del gruppo. Si deve essere un gruppo adeguato. Per esempio, se è un passaggio, come si dice questo? Il corridoio. Se il corridoio è molto stretto, per sicurezza non possiamo fare passare 100 persone. Se noi dobbiamo spiegare qualcosa in un ambito dove ci sono 20 persone, non possiamo accettare un gruppo di 100 persone. Possiamo farlo, ma dobbiamo fare diversi gruppi, frammentare il gruppo. E poi dobbiamo pensare come faremo la gestione, perché non può essere che 20 cominciano la visita e gli altri 80 restano annoiandosi, no? No, dobbiamo pensare. Forse dobbiamo cominciare la visita, se il gruppo si divide in due gruppi, allora il primo gruppo può andare a fare la visita e gli altri vedono per esempio un audiovisuale, no? O ci sono diversi responsabili che fanno la visita, guidi, che fanno le spiegazioni e partono con 5 minuti o 10 minuti di differenza di uno nell'altro e si vanno seguendo, no? Allora dobbiamo anche pensare, sempre in questo caso, il gruppo, il tamagno del gruppo va vincolato alla capacità dello spazio, alla sicurezza, la misura di sicurezza e alla possibilità di attenderli con qualità. Ciò vuol dire che se possiamo fare dividere il gruppo perché siamo 3 persone che possiamo fare le visite va bene, ma se no non possiamo lasciare parcheggiati 50 persone. Questo è importante perché l'esito della visita è il grado di soddisfazione che avranno i visitatori alla fine della visita. E questi dettagli sono molto importanti. La visita deve essere attrattiva dal primo all'ultimo momento e non può avere questi punti morti.
dobbiamo mettere i punti di informazione. I punti di informazione. Vedremo poi, quando vedremo come organizzare il percorso, vedremo che dobbiamo fare una presentazione, lo vedremo poi, questo deve prepararsi prima, ma quando saremo durante, nella parte del durante, vedremo questo che dobbiamo preparare prima, ma dobbiamo al disegnare la visita avremo in conto tutto questo. Lo parleremo poi quando saldrà il durante sulla marcia, no? Ma in questo momento dobbiamo anche pensare a questo. La visita, materiali di comunicazione. Sulla visita, non parlo di comunicare, come annunciare, come fare la comunicazione esterna, parlo durante la visita. Per esempio, se gli diamo una brochure di questo modo, perché le persone sempre hanno bisogno di portarsi con sé qualcosa tangibile, no? Perché noi trasladiamo i nostri ricordi attraverso gli oggetti tangibili, perciò quando siamo in viaggio, siamo in turismo, abbiamo la necessità di acquistare qualcosa, il souvenir, non abbastanza il souvenir della memoria, che è quello che vale, delle emozioni, delle sensazioni. Dobbiamo riflettere questi ricordi, queste sensazioni gradevoli, piacevoli, attraverso di un oggetto fisico. Siamo così di stupidi, forse, ma acquistiamo una cosa che se no non l'avessimo acquistato, ma se abbiamo la possibilità, abbiamo bisogno di acquistare qualcosa fisica sul quale ricorderemo quelle sensazioni, perché quello che vale è la sensazione. Allora, neanche sia un documento, un flyer di questi, spiegando qualcosa, è un abito prenderlo. Ah, ci sono anche quelli che lo buttano alla fine la visita, è possibile, ma è sempre interessante spiegare le parti delle visite, e questo lo vedremo quando faremo la ricezione del gruppo. Ma se vanno con qualcosa di... Ah, adesso siamo qui, abbiamo questo, lo avete visto tutti, sono i punti della visita anche. Adesso siamo alla rotativa. Ah sì, siamo qui. È come seguire un gioco di tavola, no? E andare il percorso, andiamo per qui, andiamo. Abbiamo visto questo. Sì, sì, mira. Allora, questo si deve indicare dove stiamo nel percorso della visita. Allora si può mettere un pannello. Pannello si dice? Un pannello indicando qui è il posto dove facciamo questa parte del processo di produzione. Sono questi riferimenti, questi indicatori che sono le fitte perché il visitatore sia in che parte della visita sta. Allora dobbiamo pensare in questi supporti di presentazione, di documenti di mano, di parete. Anche si deve fare la normativa di sicurezza che abbiamo detto e donarli all'arrivata. Il preventivo è importante. Tutto questo dobbiamo valutarlo, e questo costa tanto per sapere l'investimento che dobbiamo fare, quanto costa, per avere la provisione economica e anche se vogliamo recuperarlo attraverso delle visite, questo e la gestione delle visite marcheranno dei costi, che può essere il prezzo della visita, oppure possiamo mettere su questi costi, se vogliamo recuperarli, mettere anche
un beneficio che può condividersi con i canali di vendita. Ricordiamo il tema del prezzo. È importante. Quando abbiamo lanciato, quando lanceremo la comunicazione, faremo la pubblicità delle nostre visite, dobbiamo dire un prezzo. E questo prezzo viene dato per il preventivo che faremo, del costo dell'investimento, anche della gestione della visita e il beneficio che vogliamo trarne, economico. E poi viene la comunicazione. La comunicazione che sarebbe prima nel nostro site. Non può essere che noi siamo un'azienda che faremo la politica delle porte aperte e non lo comunichiamo sul nostro site di internet. Deve avere un apartato specifico che dica venite da noi o venite a visitare o visite l'impresa, quello che sia. Perché è veramente un apartato specifico interessante da mostrare. Là deve dirsi l'accessibilità. L'accessibilità in diversi sensi. Quello che abbiamo detto di handicapé, no? Persone handicappate, l'accessibilità di orario, che giorni, che orario. Dobbiamo dire anche l'accessibilità idiomatica, in che idioma possiamo fare le visite, le condizioni di visite, non soltanto il prezzo, anche come procedere per fare la prenotazione. Se facciamo gruppi su domanda, se facciamo, noi possiamo offrire forse un orario di apertura, dei giorni, sabato mattina o venerdì sera, pomeriggio, non so. Ma se anche possiamo fare su domanda, fare gruppi, anche dobbiamo dirlo. Come fare la prenotazione, telefono di contatto, email e anche le condizioni se si devono richiedere con un'anticipazione che bisogna, forse 48 ore, non so, dipende. Oppure sono arrivati, benvenuti, avanti, no? Anche se la visita è guidata o autoguidata, ciò sarebbe? Normalmente la maggioranza delle visite sono guidate, ma ci sono anche visite d'impresa che si fanno autoguidate, cioè con audioguide, e con una mappa che ti danno e tu vai seguendo il percorso. C'è la possibilità di farla libero, e ciascuno resta più tempo guardando quella parte del processo, l'altro è più interessato nella parte finale, non si sa. È possibile, questa libertà, nonostante non sempre è possibile. Le più volte sono guidate perché il gruppo è meglio andare compatto. Per l'azienda, per la tipologia dell'azienda, ma ci sono anche aziende che è possibile andare un po' per libero. Per esempio, adesso ricordo, molto interessante, nella Svizzera, una fabbrica di cioccolato, che tu paghi il biglietto di entrata e poi vai da libero con il tuo dépliant, no? La brochure, e vai andando per le diverse. Il percorso è assolutamente pensato per i visitatori, non ha rischio, non ha pericolo, assolutamente sicuro, e tu puoi fermarti più tempo nella parte dove tu arrivi, una stanza, c'è un signore là,
Benvenuti, spieghiamo qui, spieghiamo le proprietà del cacao di diverse parti del mondo, il cacao di Ecuador, il cacao africano, non so, Beh, passiamo per là. Ci sono audiovisuali, se ne sono tre, allora tu puoi, forse ti sei più interessato in quello che parla della storia del cacao, forse in quello che parla della pubblicità della marca, del marchio di questo cioccolato, è libero. Forse altri si fermano più nella zona di assaggio dei bomboni, dei cioccolati, no? E anche tu puoi vedere la parte di produzione, è tutta una galleria, un passaggio, tutto di vetro, di ventanali, no? Di finestre chiuse, e tu vedi tutte le macchine, i distinti passi del processo di lavorazione del cioccolato, e tu vedi là, queste macchine sono messe giusto accanto al passaggio dei visitatori per poter vedere tutto il processo. E invece dietro sono le macchine, sono un'altra organizzazione, perché si muove e per lavorare è meglio la logistica un'altra. Ma per i visitatori hanno fatto tutto il processo che tu puoi vedere insieme, no? E alla fine è la boutique, no? Alla fine tutto il mondo, tu hai la possibilità di acquistare il cioccolato. Bene, allora soltanto se è la possibilità, maggiormente sono guidate, ma anche questo è possibile. Allora, la comunicazione deve dire tutto questo, tutte le condizioni di visita, anche di annullazione. Se c'è il caso, se le condizioni di annullazione. Per esempio, se tu lavori con tour operators o con agenzie, il canale forse non deve essere lo stesso che tu hai nella pagina web per l'informazione per il pubblico finale, per il diretto. C'è spazio per professionisti, agenzie, tour operatori. Allora si comunicano diverso, perché anche là si deve parlare delle condizioni, se c'è una commissione per ogni visita, il prezzo non è lo stesso dal pubblico finale, e anche prenotazioni per gruppi, quanto tempo, il minimo per riservare per un gruppo esprocesso, e anche condizioni di annullazione. Se hanno fatto una prenotazione e poi non vengono, se ci sono una spese di cancellazione, parlo di cancellazione, annullazione vorrei dire cancellare le visite, oppure se tu sei chi deve cancellare perché quel giorno ha un'ispezione di sanità. Allora tu devi dire, mi dispiace ma dobbiamo cancellare la visita, e tu devi avere, tutto questo deve stare pensato. Comunicazione, allora comunicazione anche nei canali di comunicazioni dei mass media, no? La TV, radio, giornali, ed anche i canali di comunicazione di turismo, l'ufficio di turismo, e tutto quello, e anche i nostri le aziende che lavorano abitualmente con noi, farlo sapere. Se i vostri clienti vogliono venire a vedere come facciamo il prodotto che voi vendete, il nostro prodotto, potete offrire ai vostri clienti, organizzare visite attraverso di voi come un servizio che fate ai vostri clienti, andare a vedere come si fa questo prodotto che vi acquistano a voi. Capite? Tutti questi canali sono canali per arrivare a attirare il pubblico, anche comunicare, come no, alle agenzie di viaggio, a tour operatori, canali di vendita per internet, portali di turismo, ecc. Tutto questo si deve comunicare per questa parte.
Evidentemente la gestione delle riserve deve avere anche una conferma delle visite. Ciò deve stare ben regolato e stabilire, per esempio, normalmente quando si lavora con un gruppo chiuso, perché sono, le visite possono essere, noi abbiamo 15 persone, possiamo ammettere 15 persone per ogni visita, e la gente va prenotando, noi siamo in due, noi siamo una famiglia, prezzi per i bambini, prezzi familiari, i pensionati se hanno un altro prezzo, queste politiche di prezzo, dei prezzi devono pensarsi nei diversi pubblico. Anche le diverse modalità di visite. Ciò vuol dire che se facciamo visite specifiche per professionisti, chi fa la visita non è lo stesso guida abitualmente, stiamo parlando in un generico, perché poi la realtà, se siete una piccola azienda, tutto questo si può togliere molto, però in generale, io devo parlare in generale, non so se siete una piccola azienda o siete la Ford, non so. Allora, tutto questo deve aversi in conto la politica dei prezzi, i diversi target, i diversi servizi turistici che offriamo. Forse se siamo una azienda dal settore agroalimentario, possiamo offrire soltanto la visita e una piccola degustazione alla fine, ma forse possiamo offrire un pranzo alla fine o fare una cata, un tasto di olio, una degustazione di diversi olio. Faremo, noi diciamo un maridage, compatibilizzare, un abbinamento come si fa di solito con i vini, no? Questo vino con questo piatto, questo vino si fa anche farlo con olio, per esempio. Un abbinamento anche stupendo che ho fatto è di cioccolato. Secondo il cioccolato con un spumante, con un vino, con un ceres. Anche tutto questo sono diverse proposte che possiamo offrire, sono diversi servizi, prodotti turistici che noi possiamo offrire dall'azienda stesso, da soli. E poi anche si può mettere altre cose, no? Facciamo offrire lo spazio, come abbiamo detto questa mattina, per fare una cena professionale di una ditta che è venuta qua e fanno un pranzo, fanno la visita e alla fine fanno qua. O poi alla fine possiamo offrire un concerto di classica o di jazz, o non so. Sono possibilità che possiamo offrire nella nostra azienda, se gli impianti lo permette, veramente. Allora, il sistema di pagamento. Evidentemente si paga all'avanzata, no? Per avanti? In anticipo, sì. In anticipo. Allora, si può pagare trasferenza bancaria, o si può pagare con la carta Visa, o si può pagare o all'arrivata, si paga prima di entrare in contante, no? In metallico. Tutte queste questioni devono comunicarsi. Non deve avere nulla che quando arrivo sia una sorpresa. Se è facile, il parcheggio. Come si arriva con i mezzi pubblici, con i trasporti pubblici? Se c'è la possibilità, se non c'è. Se c'è parcheggio, se è accessibile per persone handicappate. Tutta questa informazione deve essere
nella politica di comunicazione. E anche se facciamo brochure di pubblicità o annunci nei media, o facciamo dei flyer per l'ufficio di turismo, tutte queste condizioni devono essere là. Tutto questo deve pensarsi prima di fare la visita, tutto questo. Il guida. Il guida, sempre che possibile, deve essere alcuna persona dell'azienda. Perché meglio che questa persona non potrà spiegare nessuno. Quello che abbiamo detto, se deve fare una piccola formazione di che l'idea è la sicurezza per mettersi avanti al pubblico, va bene. Ma il guida deve avere tutto il guione, il discorso imparato perfettamente. È come fare un film. È lo stesso. E quando facciamo il guione, si dice anche no, il copione? Scritto, va? Il discorso. Dobbiamo anche mettere questi punti di inflessione, di interesse durante la visita. Non può essere piana e non può essere cominciare molto spettacolare e finire... Dobbiamo sempre riservare una piccola sorpresa, un momento di interesse alla fine della visita. Anche il primo shot, no? Deve essere attrattivo. Raffermare quelli che sono venuti, che hanno fatto bene di venire. Creare aspettazione. Dobbiamo creare aspettazione, ma ciò vuol dire che poi non possiamo frustrare queste aspettative. Allora è sempre un equilibrio importante, non possiamo dire questo è una bomba e poi andare, questo è un pedo. No, non può essere. Questo deve avere sempre attirare l'attenzione, ma essere sicuri di poter soddisfare queste aspettative che abbiamo creato. Beh, abbiamo parlato già, gestire le prenotazioni, ciò sarebbe tutto questo che abbiamo detto, chi fa che? Chi fa che? Chi deve attendere le prenotazioni? Non può essere che, chi ha parlato con questo? No, deve avere, nell'organizzazione dell'azienda deve avere un responsabile di questo, e avere in conto che prima di che arrivano deve essere la pulizia. Lo dico bene, non deve stare sporco per sicurezza ma anche per immagine, perché se noi vogliamo che vengano da casa per mostrare la casa e vedono tutto sporco, allora peggio, no? Pessimo. Allora dobbiamo avere questo. C'è una visita, allora dobbiamo fare bene. L'impressione, l'immagine che trasmettiamo. Allora, chi gestisce la prenotazione deve comunicare al responsabile di attendere il gruppo quando arriva, agli operai, soprattutto se alcun operaio deve intervenire nella visita. Se bisogna, la persona che sta, che forse... il parcheggio dove dovrà parcheggiare il pullman o le macchine del gruppo, non so, forse ci sono delle casse di materiale occupato e arrivano e là e non possono. L'ordine è molto importante, che l'immagine che si dà dell'azienda sia un'azienda organizzata, pulita. Ordine.
siamo arrivati al durante, all'arrivo, la ricezione. Deve essere tutto segnalizzato. Quando parliamo di questo è anche durante che dobbiamo essere convinti che i visitatori non si perderanno. Questo è molto deludente che dopo mezz'ora di aspettare il gruppo abbiamo una telefonata. Scusi, è che stiamo cercando l'azienda e ci siamo persi per... Come si arriva qua? Questo vuol dire che la nostra politica di comunicazione non è buona. Non abbiamo spiegato bene come dovevano arrivare. E dobbiamo fare un supporto fisico sul terreno, se possibile, perché le politiche di segnaletica, di segnalizzazione, non sempre deve essere compatibile con le normative, le ordinanze municipali o di strade, dipende dalla competenza, allora non sempre è possibile fare, ma al minimo, quello che non può passare è che siamo arrivati in faccia all'azienda e non la vediamo. Deve vedersi bene e anche deve essere indicato visite, dove parcheggio visitatori. Se c'è uno spazio per parcheggiare deve essere indicato, se no dobbiamo spiegare nella comunicazione previa dove possono parcheggiare, oppure sì, il pullman può fermarsi un momento, un attimo per scendere i visitatori e poi può andare a parcheggiare dove noi possiamo indicare. Dobbiamo togliere questa preoccupazione all'autista. Può parcheggiare a 200 metri di là, troverei uno spazio per facilitare tutto questo. Quando non abbiamo uno spazio proprio per parcheggiare e quando arriva un gruppo grande con un pullman deve fermarsi nel mezzo della strada, e soprattutto quello che dicevamo prima, questa politica di comunicazione all'amministrazione locale. La polizia locale deve sapere, vi chiedo che arriverà soltanto se fermerà il pullman 5 minuti, meglio che lo sanno prima, che non vedono le macchine pitando, pipi, perché si è fermato un pullman. No, sempre meglio anticiparsi. Allora, arrivo alla ricezione. Dobbiamo sapere il responsabile del gruppo che è arrivato, o se vanno per liberi le visite, dove la porta di arrivata. Deve stare specialmente segnalizzato. Visite. No? Arrivare là, non devono cercare, non devono... Tutto questo è fare facile per i visitatori. Così di facile. La ricezione. Deve avere un spazio di ricezione che sia condizionato e non condizionato per il tempo. Non può essere avere un gruppo, 20 persone, aspettando con freddo o con pioggia. Aspettando. Dobbiamo pensare dove fanno l'accoglienza. E quando sono nello spazio dove siano benvenuti, la persona si presenta, quello che benvenuti sono presentarsi, adeguatamente identificato, con il nome. Importante. Forse non avranno bisogno di chiedergli per il nome. Senta, ma meglio se sanno il signore Giuseppe, è la persona che, allora tutti presenti, nome, responsabilità nell'azienda, sono
il proprietario, sono il manager, sono public relations, sono chi sia. Sarà la persona che vi farà la visita e durante la visita faremo tutto questo bla bla bla. Allora, importantissimo, compaginare l'informazione che daremo ai visitatori con cose più prosaiche. Dopo di fare la presentazione personale, dare la benvenuta, spiegare come le parti che avranno nella visita, la visita consisterà in queste parti, bla 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 bla. Qualcuno ha bisogno di andare al bagno? Pregunta obbligatoria, perché sicuro di sì, sempre quando arriva un gruppo c'è qualcuno che deve andare al bagno. Questo è normale. È normale, sono necessità fisiologiche, no? Ma questo è normale perché forse questo gruppo fa 2 ore che va sul pullman, è quello che ha bisogno, la necessità primaria che ha è andare al bagno. Non cominciare una visita. Allora, questa persona ha bisogno di andare al bagno. Allora, tu non puoi fare una visita piacevole, gradevole, se hai una necessità fisiologica. Allora, questo sembra una cosa stupida, ma è la prima cosa che devi offrirsi. È sicuro? Sempre c'è uno. E questo è un po' contaminante. Dopo c'è uno, ci sono due, tre. Dopo il primo vanno gli altri. Allora, quando voi pensate il tempo che dovete avere per fare la visita, dovete pensare a questi 5-10 minuti, perché forse se vengono gruppi che non vanno compatti, sempre c'è l'ultimo. È l'ultimo perché si è perso perché il traffico, perché non so che cosa, ma non si comincia all'ora prevista. Allora, questo tempo dobbiamo averlo nel nostro conto della scheda del tempo dedicato a ognuna parte della visita. Dobbiamo contare questi tempi: tempo del bagno, tempo del ritardo, tempo di non so che, tempo, eh? Allora, questo è importante. Questa prima parte è la presentazione dell'azienda. È il primo impatto che hanno. Tu puoi avere un impatto previo. Noi abbiamo un'immagine previa dell'azienda prima di andare. Cosa aspettiamo? Se ci facciamo un'aspettazione da quello che speriamo e speriamo di vedere. E poi, forse hanno un site fantastico, molto bello, ma poi quando arrivano là vanno persi. La persona che li riceve sembra che gli dà fastidio di attendere. Ciao, no, 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 no. Siete benvenuti, un sorriso. Questo è importantissimo perché in questo momento, perciò abbiamo detto, quando parliamo della guida, non soltanto deve essere una persona con conoscimento dell'azienda, non soltanto è una persona che deve avere una abilità di comunicazione, questa persona è l'immagine dell'azienda, in quel momento che la persona rappresenta fisicamente l'impresa. È l'azienda personalizzata. Per i visitatori stiamo davanti dell'azienda, davanti dell'azienda, quel è il rappresentante. Allora, questo è molto importante. È molto importante. Senza esagerare nella pulizia della persona, nel come va. Come va vestito, no? No, anche il profumo o l'antiprofumo. No, no. Forse non deve esagerarsi, no? Non deve andare come se fosse. Oh, no, la sopra rappresentazione
anche non è buona. Sì, non deve fare teatro. Capisci? Naturalità, ma cordialità. Allora, è l'interlocutore con l'azienda, è il vincolo con l'azienda. Allora, questa persona è chiave? Sì, sì. È la persona... no, è chiave. È una, quando una cosa è... è quello che non deve fallare. È quello che non deve fallare, questa persona. E soprattutto all'inizio, perché è il primo impatto. Se questa persona è antipatico o ya, il visitatore ya non gli piace, no, non può disgustarsi i visitatori. E nemmeno per una persona, perché se no tutto l'investimento che abbiamo fatto per rendere l'audiovisuale tanto bello, tutto quanto, falla per un aspetto umano. Allora questo deve aversi molto in conto. Allora si fa la presentazione e facciamo la presentazione anche dell'azienda. Questa azienda, siete nell'azienda tal, e fare un po' di riferimento storico. Da dove viene l'azienda, soprattutto se è un'azienda centinaia o con molti anni alle spalle, no? Ma la tradizione, questa è la presentazione. Io raccomando, sempre che possibile, fare una piccola presentazione audiovisuale per diversi motivi, diversi. La prima, la più prosaica, quello che abbiamo detto, forse le persone non portano 2 ore sul pullman, portano 2 ore girando la città. Allora, 5, 7, 8 minuti seduti, gli va bene. Dopo, in un audiovisuale possiamo spiegare cose più rapidamente, più presto, più veloci, che spiegare di parola. Con immagini. Secondo, è più attrattivo da vedere una persona che va parlando, come il caso adesso, no? Con un audiovisuale ben fatto, questo è importante, abbiamo visto la mattina come non si deve fare un audiovisuale, ma quello sta ben fatto perché l'obiettivo era fare una riflessione sopra la supra consumazione, no? Ma non sarebbe un buon video da presentazione di un'azienda. Allora, questo video è importantissimo. Perché? Perché dobbiamo approfittare questo audiovisuale non soltanto per spiegare l'azienda, l'impresa, che impresa, che fa, da dove viene, permette anche mostrare tutto il processo di produzione che poi ci rimetterà ai nostri ricordi quando faremo il giro nell'azienda. Noi sappiamo già cosa si fa. Forse la visita si fa quando non si lavora e vediamo la macchina che non fa nulla, ma abbiamo visto nell'immagine dell'audiovisuale la parte del processo che fa in questa macchina. Anche possiamo mostrare la parte della produzione che noi vogliamo nascondere per il segreto professionale, perché non mostriamo quella parte della macchina che è la differenza della nostra competenza, dei nostri competitori, ma vediamo la parte del processo. Capite? Possiamo mostrare tutto il processo dall'inizio alla fine senza mostrare nulla che non vogliamo mostrare, senza... forse è possibile che ci sia una parte del processo che là dove si fa non è possibile l'accesso per questioni di sicurezza, di salubrità, o forse perché lo spazio non permette passare di uno in uno. Capite? Allora, l'audiovisuale ci permette di presentare l'impresa,
ci permette presentare il prodotto con bella immagine, ci permette presentare questa tradizione, questo processo dall'inizio alla fine. E poi è molto importante perché può spiegare questa parte storica dell'azienda. Da dove viene questa azienda? Perché fa questo? Perché è in questa città e non un altro posto? E questo è un aspetto molto importante per il turista soprattutto, perché il turista sta scoprendo il territorio. Vuole conoscere il territorio. È venuto da noi perché è un'azienda rappresentativa dell'attività economica del territorio. Allora, importante spiegare, noi siamo qui per, forse per l'ubicazione, per il clima, forse per la materia prima, forse perché in un momento storico è arrivato il treno, o c'era un'industria delle scarpe, o c'era quello che sia. Sempre c'è una questione che ha fatto iniziare qualsiasi cosa. Un'azienda sempre è cominciato per alcuna cosa. Allora, forse questa mirata introspettiva per preparare l'audiovisuale ci fa scoprire ai propri proprietari l'origine, una riflessione di dove venimo, come siamo arrivati a questo punto l'azienda. Questo è molto interessante. Ci sono proprietari che quando hanno deciso di aprire le porte, fanno questa, per spiegare ai visitatori, devono fare prima questo processo interno di riflessione di dove veniamo, di dove venimo, per poter spiegare. Allora, come siamo arrivati qui? Interessante. E poi stiamo situando la nostra azienda sul territorio. E allora è quando dobbiamo approfittare per presentarci come parte dell'offerta turistica del territorio. Ciò vuol dire che dobbiamo presentare il marchio, il territorio, non soltanto l'azienda come un elemento isolato che non si sa, può essere qui, può essere là. No, siamo qui per una ragione. E il nostro intorno è questo, il nostro paese è questo, il nostro territorio è questo. E mostrarsi come una proposta turistica del territorio. Presentiamo il Duomo, il castello, il paesaggio e ci presentiamo la nostra azienda. Ci siamo nello stesso livello dell'offerta turistica, come il Duomo, il paesaggio, il castello. Diversa, ma anche una possibilità di visita. Capite? E questo è molto interessante anche perché poi con questa visione di proposta turistica, come un'altra proposta turistica del territorio, gli uffici di turismo possono avere accanto della brochure del Duomo, del castello, del paesaggio, anche le visite all'impresa. Allora, perciò penso che di un modo o un altro, ma la forma più semplice è questa presentazione dell'audiovisuale che non deve durare mai più di 10 minuti, 10 al massimo, 10 al massimo, non deve durare più di 10 minuti, fare questa presentazione. E questa presentazione ti permette non fare soltanto spiegare l'impresa, presentare l'impresa, sino che il marco. Questo è quello che è molto importante, perché quelli visitatori stanno là facendo turismo, o weekend, o sono là. Allora sono convinti che hanno fatto bene di venire, perché è molto naturale come visitare il castello, il Duomo, o vedere passeggiare per il paesaggio. Visitare questa azienda perché forma parte dell'offerta turistica.
La guida abbiamo parlato già, sempre deve restare attenta prima all'orologio, che non andare in tempo, essere gentile con i visitatori, diventa di solito che quando ci sono gruppi, ci sono persone che sono molto interessate e persone che non gli interessa nulla la visita. Allora, il nostro scopo, lo scopo della guida deve essere prima che queste persone che sono tanto interessate, noi diciamo con molta mano sinistra, non so se vuol dire lo stesso qui, con molta sutilezza, molta abilità, queste persone forse sono persone che chiacchierano, parlano molto e vogliono mostrarsi come più conoscente, sanno più di tu e sanno più quello che tu spieghi, io lo so meglio di tu. Allora, pazienza con queste persone, queste sono abilità per il guida, un guida professionale lo sa. Allora, come muovere il gruppo, non so come dire, come gestire le dinamiche del gruppo. È quella persona che non è dall'inizio niente interessata, che non si, dove è messa quella persona? Non perdere nessuno del gruppo, non toccare, guardare quella persona, devi andare con un occhio parlando qui, con l'altro occhio come un camaleone, no? Mirando che dove è quella persona che io so che si può, forse per furtare, o forse per, no, perché va così, no? Come, no? Allora, questo, lavorare il gruppo, questo è molto importante. Il guida, il ruolo del guida, vedete che è una persona importantissima in questo caso. Allora, intentare, forse, se tu vedi che tu stai parlando qui e là ci sono due che parlano tra loro, perché non sono interessati in quello che tu spieghi. Allora, fai un silenzio totale, mirando, e tutto il gruppo si gira, no? Si volta verso che sono muti e vengono per il gruppo, sicuro. Allora, sutilezza, non è bisogno mettere in evidenza, ma questo è. Il guida deve conoscere queste abilità, le dinamiche del gruppo, di gestire il gruppo, avere il conoscimento per spiegare. Se non è della impresa, è un esterno. Allora deve fare l'immersione, conoscere, interessarsi per conoscere come se fosse un operaio dell'azienda e attendere le domande. Si può farsi la risposta al momento, la fa. Se no, deve guardarla qui o lo scrive. E alla fine della visita, come abbiamo detto la mattina, alla fine della visita, se no. Se è una guida esterna, allora alla fine della visita, come ho detto, sempre buono che ci sia il proprietario, come all'arrivata, alla fine, per se ci sono queste domande che hanno fatto, metterle sul tavolo e il proprietario può contestare queste domande. Anche dobbiamo vedere. Il guida deve interpretare il livello di interesse delle persone che ci siano. Può essere livelli diversi, ma in generale. Allora, se tu vedi che il gruppo non conosce nulla sul processo, sul prodotto, parli in un linguaggio più basico. Se tu vedi che attraverso le domande lo vedrai, ci sono domande più esperte, puoi contestarmi la prima, la seconda. Se tu vedi che gli altri del gruppo stanno mirando con occhi così che non capiscono nulla, allora
Con sottilezza, dire, passiamo alla seconda parte. E tu, la persona che è tanto interessata, vuoi dirgli, parliamo, no? O alla fine, o no, perché non può essere che una persona, per soddisfare quella persona singola, gli altri del gruppo si annoiano. O sentano la sensazione che sono ignoranti. Questo è importante. Il gruppo, i visitatori devono essere sempre felici. Devono essere sempre felici. L'inizio del percorso, come abbiamo detto, raccomando sempre spiegare tutto il processo che si farà della visita, se c'è l'audiovisuale o se ci sono, per esempio, se non è ben pensato, lo vedrai. Per esempio, se tu quando fa 10 minuti che fai la visita ti domandano per andare al bagno, vuol dire che non abbiamo pensato prima di offrire. Se vediamo che durante il percorso la gente sta cercando dove mettere, perché sono stanchi, allora il percorso deve avere, soprattutto se il gruppo sono dei pensionati, per esempio, no? Posti di riposo. Non per tutto il gruppo, ma può darsi che in un gruppo di 20 persone c'è quello che è più stanco, è vecchio, o non so, che ha bisogno di poter riposare più dagli altri. Non possiamo fare una visita troppo lunga, senza pensare in questi momenti di riposo. Perché sennò la gente non può godere della visita. Allora, tutto questo si deve avere previamente la spiegazione all'inizio del percorso, di quello che si farà. Non può essere che ti domandino in mezzo al percorso, potremmo assaggiare? No, tu devi averlo detto all'inizio. Alla fine la visita potrete? Durante il percorso, tutto questo che abbiamo detto, vedere se ci sono le mancanze. Se c'è qualcuno che mangia una caramella e vuole buttare, deve bere nel percorso ogni tanto per buttare il, no? O mangia un cicle, no? Un cicle, no? Come una... allora, non so, qualsiasi cosa, possibilità di buttare. Desedersi, tutto questo deve avere durante il percorso queste possibilità che non hanno nulla a vedere nel discorso, in quello che spieghiamo, né anche nel processo di produzione. Sono altre necessità. Sono altre necessità umane, ma dobbiamo pensare, perché tutto questo, il turista forse arriva un momento che quando, forse lo butta così, no? Ma allora è un problema per noi perché sta sporcando, ma questo dobbiamo sempre che soddisfare tutte le necessità, tutto quello che bisogna i visitatori, in tutti i sensi, In tutti i sensi, cioè vuol dire anche se facciamo, per esempio, un assaggio di formaggi o qualsiasi cosa, anche deve poter bere. Se fa caldo, non deve passare caldo. La situazione, il comfort, questa è la parola. Il comfort sempre, perché sennò il visitatore non ha un'esperienza positiva, gradevole. Allora, sempre il comfort.
se no non si godisce abbastanza di quello che ti mostrano. La tensione sta qui, c'è un'interferenza, no? Sì. O set, no? Set. Allora ti vai mettendo la set può più dall'interesse per quello che ti spiegano. No? Allora sono fatti, per esempio, quando si fa una degustazione, dobbiamo pensare a quelle persone che forse faremo un magnifico vino per accompagnare il formaggio, ma forse c'è persone che non bevono alcol. Allora acqua, dobbiamo bere acqua. E forse ci sono bambini. Dobbiamo avere acqua, perché noi pensiamo a un buon vino con il formaggio, perfetto. E poi quando qualcuno domanda, ha un po' di acqua, per favore, un bicchiere d'acqua, vuol dire che hai fallato. Hai sbagliato. Non può avere nessuna domanda di questo tipo. Dobbiamo prevedere prima. Alla fine della visita, allora questo che abbiamo detto, dobbiamo pensare un finale, se possibile, con un fattore sorpresa. Con un fattore sorpresa. E il fattore sorpresa può essere uno più normale, come potrebbe essere un ossequio, ossequiare quello che abbiamo detto, come souvenir, con un piccolo prodotto, e se il nostro prodotto non si può donare, non si può dare, allora facciamo un prodotto di merchandising, no? Per esempio, non so, neanche se è una penna, una matita, o non so, qualsiasi cosa, per mettere sulla carta, sui documenti, o non so, per aprire le bottiglie, qualsiasi cosa che abbia, se possibile, una relazione con la nostra azienda, con i nostri prodotti. Perché se no non ha... sì, anche per portare le chiavi, sono risorse, se non costano molto, anche il costo è messo nel prezzo che ha pagato, allora ci hanno dato, non ci hanno dato nulla, tu l'hai pagato, no? L'hai pagato, ma allora la sensazione è di un ossequio, allora non dobbiamo essere in questo senso avari, no? Avari, dobbiamo essere splendidi, no? Generosi, no? O almeno sembrare generosi. E penso che vale la pena essere splendidi con i visitatori, perché nel fondo, come vi hanno detto a prima ora, se escono dalla visita soddisfatti, sono prescrittori, sono quelli che ci fanno la propaganda. Quanto più contenti escono della visita, meglio. Meglio per noi, meglio per loro, ma anche meglio per noi, sicuro. Allora un piccolo investimento, non pensiamo a quello, mi costa, torniamo alla che pubblicità è più rendibile, non c'è. Allora alla fine della visita deve farsi, molto importante, è come all'inizio della visita. La fine della visita è molto molto importante, perché è, altra volta quella parola che non ricordo, chiave, no? Quello che non deve mancare, per rendere al massimo dei benefici della visita. Perché? Non stiamo parlando adesso ora soltanto di se fanno la degustazione, se gli diamo l'ossequio, no? Il souvenir, se possono acquistare i prodotti, facilitare questa possibilità. Interessi per entrambi. Per esempio,
raccomando sempre avere uno spazio dove finisce la visita, dove ci sia uno spazio gradevole, ampio, dove ci sia il logo della nostra azienda e offrire la possibilità di fare una fotografia al gruppo. Vogliono farci una fotografia gratuitamente, quelli che vogliono li posso inviare a casa via mail, questo non costa nulla, una fotografia digitale non costa nulla. E poi abbiamo una banca con queste persone, manca se vuole ricevere soltanto la fotografia e non sapere nulla più di noi, o anche se vuole ricevere promozioni, campagne di pubblicità ecc. Così abbiamo due banca dati, dobbiamo separare un'altra volta secondo quello che chiediamo, che domandiamo alle visitatori. Allora, la gente, tutto il mondo può farsi la foto, perché tutti vanno, se non con la camera, adesso con il cellulare si fanno la foto, ma tu offri la possibilità per quelli che non li portano, e anche nessuno ti dirà, ah no, no, faila. E tu fai un po' di scherzo se vuoi, la gente si mette, ma tu disposi il gruppo sotto del tuo logo. Cosa vuol dire? Tu hai la possibilità di quelli che ti fanno, se tu offri la possibilità di fare un gruppo, mettete qui che io faccio la foto, ti diranno, bene, io non voglio ricevere, perché non voglio darti i miei dati, ok? Ma può farci la foto con la mia camera? Sì, come no, faccio la foto. Quello che tu vuoi è, prima, se qualcuno ti dà i dati, è un interesse. L'altro è la fotografia là. Perché? Perché queste persone, quando mostreranno le fotografie alle suoi amici, siamo andati in turismo nel Salento, siamo visitato questo, vedi la foto, vedi il marchio, è pubblicità che sta facendo. E quando loro vedranno le fotografie, l'album delle fotografie, vedranno il marchio, l'azienda che hanno visitato con il marchio, che forse se no non ricorderanno come si chiamava quell'azienda che hanno visitato. Là c'è, sopra del gruppo, sorridenti tutti, c'è il marchio dell'azienda. Capite? Sono queste strategie che non costano nulla, ma sono soddisfatti loro, i visitatori, e anche il proprietario dell'azienda. E l'altra cosa vitale, importantissima, un questionario. Il questionario non può mancare. Se non profittiamo né un 50% di quello che possiamo, della spremuta che possiamo fare alle visite. Dobbiamo sapere, prima, per correggere quello che non facciamo bene. Possiamo incentivare, perché sempre c'è una grande parte di persone che non vogliono mai rispondere ai questionari. Lo sappiamo. Ma di quelli che rispondono, possiamo incentivare un po' questi che non sono, se lo vogliono fare o non voglio fare. Forse tra le persone che avete risposto al questionario faremo un sorteggio, o lo facciamo qui. Mettete qui il questionario, adesso una mano innocente, il bambino, metti la mano, signore tal, ha vinto queste 3 bottiglie di vino, o questo ossequio più dal partuti, un premio, no? Questo premio. Incentivare questa risposta dei questionari e domandare, essere non recarsi nella risposta, essere molto come direi, molto sincero, ecco.
molto sincero, perché noi vogliamo migliorare e vi ringraziamo l'aiuto per migliorare le nostre visite. Allora è importantissimo dire che cosa gli è piaciuto più della visita, cosa gli è sembrato più interessante, se ha scoperto qualcosa, se ritornerete, se lo raccomanderete. Valutare l'audiovisuale, il discorso, il percorso, la guida. Per esempio, Heineken, per fare Heineken in Andalusia, e dove si fa la birra della marca olandese per tutta la Spagna, ha fatto per fare le visite, ha formato un equipo di guide in diversi idiomi. Cosa ha fatto? 3 mesi di immersioni. Le guide sono state durante 3 mesi conoscendo la filosofia dell'impresa, perché quello che diventa, che fa diverso Heineken delle altre marchio, e tutto quello che si può spiegare delle domande del pubblico, il processo di come si fa la birra, ecc. No? Bene, allora, 3 mesi di immersione. E poi il suo stipendio ha una parte fissa e l'altra parte dipende dalla valutazione che ha ricevuto dei visitatori. Se i visitatori li punteggiano più alto, incentivo, guadagna più soldi. Se non sono soddisfatti con la guida, si queda con lo stipendio basico. Questa è un'incentivazione, perché tu vedi queste guida e sembrano i proprietari, la passione spiegando, l'interesse di essere amabili, di essere. Capite? Sono diverse maniere di gestire. Allora, anche la guida, perché forse come proprietario, non come guida, se tu il guida è una persona esterna, o forse dell'organizzazione, forse dell'azienda, ma non è il proprietario. O forse se sei il proprietario, anche se io sono il proprietario e risulta che la gente non mi valuta bene, lo sento, mi dispiace tantissimo, ma devo cercare qualcuno che lo faccia per me. Io resto nell'ufficio, saluto all'arrivata, alla fine della visita, ma la visita la fa una persona più con più doti di comunicazione, più public relations. Allora, questo è interessante. Se è un guida esterno, allora se io pago ne cerco un altro. Se ho una persona dell'organizzazione, allora forse ne devo cercare uno fuori o un altro dell'organizzazione, ma questa persona no, non è buona. Può avere, se è una puntuazione nefasta e le altre sono buone, vuol dire che quella persona è un po', è un problema puntuale di quel visitatore, no, non del guida. Allora, questo è importante. E anche per le politiche di imprese, come abbiamo detto la mattina, per vedere, cioè per una banda, valutare il servizio della visita che offriamo, campi aperti per risposte, di dire cosa migliorerete, cosa proponete. E anche, come abbiamo detto, l'altra parte, quello che può aiutarci per politiche di imprese, di produzione. Se facciamo, qual è il prodotto che avete assaggiato che vi è piaciuto più? Il prezzo vi sembra giusto per la visita? Se il prezzo vi sembra giusto per il prodotto, sempre se c'è la possibilità di acquistare alla fine. E se vogliamo fare assaggiare un prodotto prima di lanciarlo al mercato, vedere, troppo salato, troppo non so, le risposte per corrigere prima di lanciare il mercato, andiamo più sicuri, perché se vengono 300, 400, 1000
2.000, 3.000 visitatori, 4.000 visitatori, e un 80% dice di questi quattro prodotti, questo è quello che mi piace più, o si dice questo prodotto non mi è piaciuto affatto, allora io posso lanciare un mercato, lo stesso quello che mi hanno detto non mi è piaciuto affatto, che quello che hanno detto è tantissimo buono, ma sono io che ho preso la decisione, ma io un contrasto scritto dei miei potenziali clienti. Allora, questo è importantissimo. Ricordate sempre questi questionari a fare l'interpretazione adeguata. Fare l'interpretazione adeguata. Dopo della visita, questa valutazione, valutazione di sondaggio. Dimmi. Beh, dipende se la visita, lo raccomandabile sarebbe tra un'ora e un'ora e mezzo. Forse non ci vuole tanto tempo e forse ci domanda 2 ore. Ma allora quando ci sono 2 ore deve avere molta diversità, come se fecero 2 o 3 attività diverse. Capisci, no? Quello, andiamo a vedere l'allevamento dei vitelli, siamo con gli animali, poi andiamo alla parte dove si lavora, si fanno i piatti precucinati e poi facciamo l'atelier con le... non ricordo. No, no, no. Sì, ecco. Numeretti, per esempio, numeretti. Allora, sono come 3 parti molto diverse. Allora, questa visita sono 2 ore, e poi quando si fa in più i giorni per i clienti che si fa il pranzo e anche il ballo, questa è un'altra storia, no? Ma la visita con queste parti sono 2 ore. Ma non si ha la sensazione di investire molto tempo, si passa presto, eh? Sono 3 parti molto differenti. Allora, andare in giro dentro di un impianto, di una fabbrica, 2 ore è molto noioso. Allora, se tu metti in mezzo attrattivi, no? Come esposizioni, per esempio, un altro audiovisuale per quel prodotto specifico o per la storia dell'origine di Numeretti, no? Per esempio, che un prodotto è un'azienda dove fanno una macelleria, no? Dove fanno forse allevamento di animali, fanno la macelleria, ma poi come prodotto singolo della regione parleremo un specifico, un monografico da Numeretti. Perché no? Perché no? Perché il prodotto stella è quello diverso, soltanto lo troveremo qui, non lo troveremo in un'altra parte. Allora, merita un fuoco di attenzione specifico, perché quello è quello che è la scoperta del visitatore. Ah, questa è la perla, questo è il tesoro del Salento, no? Questo, tra altri, ma prendere un protagonista è molto interessante. Destaccare, risaltare uno dei prodotti, non tutto è lo stesso. Facciamo tutto questo, tutto buono, tutto ben fatto, tutto prima qualità. I processi, il nostro conoscimento, il nostro mestiere, beh, ma questo puoi trovarli non tanto buoni come i nostri, ma puoi trovarli. Ma questo prodotto è specifico nostro. E questa è la scoperta del turista, quello che merita avere fatto la visita. Perché quello soltanto lo puoi vedere qui nel Salento.
Capite? Allora questo è molto interessante di prendere dai nostri prodotti, cercare quel protagonista e nella visita, pum, di subito, di imprevisto, è apparito un elemento che ha un'importanza diversa del resto della visita. Allora, la valutazione dei sondaggi, se facciamo sondaggi e non lo valutiamo, non servono per nulla. Dobbiamo pensare, questa valutazione che facciamo, dobbiamo pensare perché lo facciamo, no? E allora dobbiamo vedere se possiamo fare più o meno caso di quello, più attenzione di quello che ci dicono, ma almeno abbiamo un riferimento di quello che stiamo facendo. Fare un bilancio con i lavoratori. Questo è molto importante. Non può essere soltanto informare i lavoratori che noi faremo, verranno visite e vai, tu parlerai, no? E dirai non so. No, il bilancio deve essere fatto per quello che abbiamo detto all'inizio la mattina, no? Deve avere un rapporto, perché questi lavoratori, come la guida, sono quelli che parlano con i visitatori, raccogliono suggerimenti. Cosa domandano le visite? Perché se domandano sempre lo stesso operaio, vuol dire che dobbiamo spiegarlo. Dobbiamo evitare domande, dobbiamo evitare richieste di cose basiche, no? Come meno domande, quando una domanda si ripete troppo, vuol dire che abbiamo anche sbagliato di non spiegarlo, non metterlo nel discorso. Lo dobbiamo mettere. Allora, i lavoratori quando possono partecipare di questi bilanci, che non bisogna farlo ogni volta, lo facciamo forse ogni trimestre. Allora, è come vedere, anche si può un po' incentivare quello che partecipa della visita, che si verrà più riconosciuto nel suo lavoro, che ha un ruolo un po' più importante, anche si può incentivare economicamente, non so, è una possibilità, forse questo può diventare un problema con gli altri operatori. Comunicare. Non soltanto dobbiamo comunicare prima, comunicare la visita che facciamo, anche dobbiamo fare la comunicazione di quelle visite che abbiamo ricevuto. Cioè vuol dire che se adesso che siamo nelle reti sociali, che su Facebook ci sono tanti blog, tutto questo è importantissimo, mettere le fotografie del gruppo, parlare. De comunicare questo servizio perché è un incentivo più per quelli che non sono venuti questo è interessante, questa gente, questo sembra, sono felici, no? Nella fotografia si vedono sorridenti. La prossima volta vado io. E approfittare questa politica di porte aperte per comunicare, perché tutto questo sono impatti informativi e della nostra azienda. Bene, allora questo che abbiamo detto, no? Detto, trarre conclusioni e applicare il servizio di visita all'azienda e ai prodotti per migliorare. Questo sarebbe la fine di questa parte. Facciamo 10 minuti di pausa e poi ritorniamo, un quarto d'ora e ritorniamo. Ultimo sforzo. Vi ringrazio perché non avete dormito tanto. Anche io ho fatto uno sforzo per non dormirmi parlando. No, è uno scherzo.
brutto, ma uno scherzo alla fine. Beh, allora. Allora, abbiamo parlato di come fare la visita. Allora, abbiamo un'azienda che può diventare un risorso turistico, ma non è propriamente un prodotto. Abbiamo visto che come può farsi diverse prodotti dalla stessa risorsa, no? Dalla stessa azienda possiamo fare diversi prodotti turistici. Allora, abbiamo spiegato come fare, organizzare una visita e questa visita può diventare diversa secondo il target di pubblico a chi vogliamo offrire questa visita, ma anche possiamo fare altre cose intorno all'azienda, dove l'azienda si inserisce come un ingrediente in una ricetta della cucina, passa a essere, non è la star. L'azienda non è lo star, ma un ingrediente più che dà il colore, che dà il sapore, quel punto diverso a un prodotto. E può farsi di meno a più. Slide. Questa slide è molto. L'ho spiegato tante volte de diverse maniere, ma. Quando ho visto questa presentazione di Marino Firmani di Udine, che fanno anche un programma di sviluppo del turismo industriale, mi è sembrato molto grafico perché si capisce tutto molto bene, qual è il processo a seguire a partire del risorso dell'azienda, fino ad arrivare alla commercializzazione. Penso che questo, soprattutto lunedì e martedì con Francesca Cos, del Turismo di Torino, è un bello esponente del Made in Torino, come gestire un programma di visite e imprese tanto interessanti. E anche Riccardo. Poi quando arriva mercoledì? 23 23, un salto, ok. Anche sarà molto interessante perché parlerà di queste esperienze, quello che marcia, dove si può anche approfondirà nel tema della commercializzazione. Io ne parlerò dopodomani. Per finire, come introdurre un po' il tema. Ma penso che se potete assistere a tutto il corso, potete uscire, potete finire con una visione molto ampia di come, partendo dalla nostra azienda, possiamo arrivare a lavorare nel campo del turismo con le nostre aziende. Qui abbiamo questo circolo, circoli? Cercoli? Cerchio, ecco. Cerchio, uno tra l'altro. Primo, posso avvicinarmi? Il territorio. Questo è la base, il nucleo. Il territorio. Senza territorio non c'è risorsa. Non c'è un risorso, non c'è l'azienda, l'azienda è vincolata a un territorio. Il turismo, sebbene si fa per motivazioni, ha luogo, si materializza su un posto o su un altro. Forse possiamo fare turismo immaginando sognatori, ma il turismo reale si fa sul territorio. Primo, il nucleo. Il territorio ha diverse risorse, tra i cui ci sono le aziende. Il territorio dà le risorse turistiche. Le aziende ce ne sono une.
il prodotto, a partire da questo risorso si fa un prodotto, in questo caso un prodotto turistico. Passiamo alla promozione. La promozione che può essere diretta, via web, cartacea, fiere, integrata, bla 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 bla. Da solo, integrata, eccetera. Mettiamo qui il prezzo. Il prezzo, ma sentite, quando parliamo del prezzo non parliamo del prezzo delle visite. Qui un aspetto più grande. Parliamo di ristorazione, ospitalità, animazione, treni, aerei, autostrade. Questo è quello che fa il pacco che finalmente il turista deve spendere, deve pagare per fare consumare questi prodotti turistici. E finalmente c'è il cerchio della distribuzione. Come far arrivare questo prodotto al cliente finale, al committente, all'usuario. Allora, cosa deve offrire un prodotto turistico culturale? Prima cosa, qualità. In generale, non soltanto prodotto turistico culturale, ma specialmente quel prodotto turistico culturale come il turismo industriale, visita impresa, deve offrire qualità. Nessuno, adesso, quello che valuta la gente ogni volta più è la qualità. Se merita, se c'è qualità, merita il pago. Qualità. L'autenticità. L'autenticità. Questo ogni volta è più cercato. Siamo un po' stufi, beh, possiamo andare a vedere un parco tematico, possiamo andare a vedere uno spettacolo pensato per i turistici, ma ogni volta più la gente vuole quello che abbiamo detto, la globalizzazione ci porta a un effetto di volere arrivare a conoscere l'autenticità, quello che è singolare del territorio, per avere avuto la sensazione di aver viaggiato, di scoprire il territorio, di scoprire quella destinazione turistica. L'autenticità. Allora, l'autenticità è molto importante. E l'autenticità, come più turistico è, perde autenticità. Quanti grandi o piccoli paesini molto tipici da postale, da carta postale, no? Cartolina, vedi la fotografia, ti sei innamorato e quando arrivi là tutto è pieno zeppo di turisti e nemmeno non vedi le strade, non vedi quella immagine che tu avete idealizzato, no? Questo è un po' deludente. Questo si chiamiamo noi il tetto di sostenibilità, no? Quando si arriva, quando si trasoglia questo livello, è in rischio di perdere l'attrattività turistica, quella risorsa, quel prodotto. Il proprio turismo distrugge l'autenticità, si mangia tutto quello, è morto d'essito, ha morto d'essito. Si capisce quello che voglio dire? Allora, perciò si cercano l'autenticità e l'autenticità non deve perdersi mai. Allora, quello è molto importante, l'equilibrio tra offrire l'autenticità, non diventare cartone e pietra, no? Come un decorato, si dice, un quadro per i turisti, perché se no non è autentico, no, non vale nulla. Allora questa autenticità è molto importante. Qualità, autenticità, singolarità.
quello che abbiamo detto? Siamo reti? No, è un esempio, no? La singolarità, quello che non trovi in altra parte, può essere una cosa piccola, ma può essere il congiunto, il contesto generale, no? Il paesaggio, tutto, perché tutto forma parte dell'offerta, no? Il paesaggio, le strade, le edificazioni, i palazzi, le case, i negozi, la gente forma parte di questo quadro. I contadini, i cittadini formano parte, danno autenticità, credibilità a questo paesaggio. Allora, la singolarità, quello che è diverso da qui e da un altro paese, che questo tu vedi questa città e dici, questo non ha, si può paragonare, si può dire, paragonare, ma è diverso, simile, ma diverso, singolare. La singolarità è quello che anche è un fattore importante per rispetto alla competenza, non la competenza, ai competitori. Questa un territorio che ha una singolarità che non è difficile di copiare, è un valore, un attivo molto importante per questo prodotto. Sì, lo so, ma non so che cosa fare. Ah, è il mio telefono, ma... Identità. Una cosa può essere singolare, ma no, è un'altra cosa l'identità. Una cosa può essere uno spettacolo, un prodotto singolare che non l'avete visto, ma si è dato qui, ma forse si potrebbe avere dato là. L'identità no. L'identità è del luogo, è del posto. L'identità salentina è l'identità salentina. Non può scambiarsi. Capite? Può cambiare, evidentemente, ma sarà la salentina sempre. Allora, l'identità è un'altra cosa, è un altro fattore importante. Tutti questi sono ingredienti per fare una bella mescolanza, fare un bel prodotto turistico. La scoperta, la sorpresa. Questo è importante, il fattore inesperato. Imparare qualcosa di nuovo, avere la sensazione alla fine della visita di avere imparato qualcosa di nuovo e avere scoperto quello che non immaginavi. E se è con un fattore sorpresivo, tanto meglio. È più importante ancora. Questo è vitale, l'emozione, la sensazione. Dobbiamo fare, se riusciamo a fare vibrare il visitatore con le storie umane della società, spiegando, non so, quella sensazione, no? Perché forse sono emozioni, sensazioni, per esempio, odori, colori, gusti, sono sensazioni, ma l'emozione, no? Quando si vede il fattore umano nel processo di produzione, come spiegano come da generazioni, i nonni dei nonni, sono questo fattore. Il fattore umano deve
mettersi sicuro nel contesto del prodotto. Se riusciamo a emozionare i visitatori, neanche se un po', con un fattore forse non tanto, no? Quello che abbiamo detto, no? Raccontare, per esempio, quella cosa che cerca la complicità della vivenza personale dei visitatori, quella matita con chi da bambini abbiamo scritto, quel sapore, quel prodotto, spiegare come si faceva, impellire a ricordi personali, vivenziali dei visitatori. Non so se mi spiego. Tutto quello che può arrivare a quello che ti tocca personalmente. Quando riusci a fare questo, a impellire personalmente ai visitatori, quella persona si sente realmente un momento magico. Allora un'esperienza soddisfacente. Questa sarebbe la somma, no, di avere un'esperienza soddisfacente. Sono contenti, diventano prescrittori dei nostri prodotti, della nostra offerta, e sono soddisfatti. Allora pensano che hanno fatto bene di fare la visita, possono raccomandarla, ecc. Infine, diremo che il successo della visita è quando superiamo le aspettative. Abbiamo detto di quando i visitatori arrivano con un'aspettativa. E sempre dobbiamo tentare almeno di superare queste aspettative, neanche se un po'. Dobbiamo attirare la sua attenzione, creare un'aspettativa, ma sempre superare queste aspettative. Allora, adesso vedremo. Beh, come è già qui, ve la mostro, questo lo vorrei mostrare l'ultimo giorno, ma come è già qui, sono alcuni libri che vi raccomando se volete prima conoscere più The Visitor Enterprise. Questo è in francese, è un... questo potremmo fare arrivare via mail, per esempio questo PDF con questo indirizzo. Se avete lasciato i vostri dati, possiamo mandarvi questo slide in PDF per poter trovare queste pubblicazioni. Questo è fatto dell'Università d'Angers, che è... finora era l'unica università che aveva un grado di turismo industriale, una laurea di turismo industriale in Europa. Poi c'è questo libro che è tanto interessante e nuovo, dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e che spiega come fare un buon prodotto turistico. È interessante, perché ci sono riflessioni, sono esempi, questo è in inglese. E finalmente, questo è un bravissimo lavoro, questo libro, Industrial Tourism, Opportunities for City and Enterprise, che è fatto per quattro accademici molto bravi che fanno indagine e lavorando nel tema del turismo industriale. È un libro abbastanza nuovo, che penso ha soltanto 4 anni.
non più molto attuale, quindi. Allora, beh, questo è sono libri che posso, quelli che volete imparare più, sono molto raccomandabili. E adesso vediamo un video. Ah, aspettate. Prima vi spiego. Vedremo un esempio di un prodotto turistico fatto a partire di... Sono una cantina che fanno vini e spumante cava in Catalogna. Penso che vi ho parlato un po' questa mattina già. Allora, noi abbiamo cercato per sviluppare un prodotto che non c'era nell'offerta della Catalogna. Questo posto è molto interessante perché è una masseria dal secolo XIII che è ai piedi della montagna di Montserrat, non so se conoscete la montagna magica, spirituale, un simbolo della Catalogna con i monaci benedettini, la patrona di Catalogna, Montserrat. Allora è molto frequentata da milioni di visitanti, di turisti ogni anno. Allora, questo è ai piedi di Montserrat, sono 20 minuti, a 40 minuti da Barcellona, che riceve ogni anno milioni e milioni di visitanti, di turisti, e anche a 35-40 minuti dalla Costa Dorada, Sitges, Villanova, Salou. Allora, sono grandi borse di turisti e allora, la situazione. Importante la situazione, dobbiamo avere molto in conto dove siamo situati e per dove possono arrivarci i turistici. Questi sono aspetti che non dipendono di noi, sfortunatamente, no? Per esempio, le comunicazioni, come si arriva? Abbiamo visto che era una barriera, no? Per tutto, abbiamo visto la barriera della ubicazione, la situazione per un'azienda, ma potremmo dire lo stesso di qualsiasi altro posto che vuole ricevere visite. Visite. Allora, se le comunicazioni non sono tanto buone, dobbiamo pensare, questo è un condizionante per sapere la nostra capacità di attrattività. Per esempio, se non abbiamo circa un grande attrattivo turistico, avere accanto, vicino, un grande attrattivo turistico, come Montserrat, per esempio, o circa di Barcellona, è un attivo molto importante per poter attirare i turistici, no? Abbiamo una buona sombra dall'albero, possiamo raccogliere i frutti, no? Se non abbiamo questa icona turistica vicina, un punto meno. Se le comunicazioni sono non tanto buone, un altro punto meno. Ma allora, punto meno per chi? Per il turismo di massa. Allora dobbiamo cercare, quando diciamo a chi vogliamo offrire le nostre proposte, perché chi vuole quello che tu offri, verrà. Sicuro. Perché nel loro spirito, nel suo spirito, sa che è logico avere certa difficoltà per arrivare, e anche forma parte del contesto, no? dell'offerta che gli dà.
posto lontano, autentico, e questo ha una sinergia tutto, no? Allora, quello che non dobbiamo aspettare è che vengano massivi turistici, perché non è così. Un'altra cosa è, per esempio, se parliamo di qua, abbiamo una temporata d'estate nella spiaggia, forse potremmo attirare durante quest'estate alcuni turistici. Non so se sono il target mentale da fare questo tipo di visite, ma tra tanti sicuro qualcuno ci sarà, e anche ci sono, è un'offerta per i giorni da pioggia, è un'offerta anche per fare qualsiasi cosa, non soltanto la sabbia e il sole, no? Fare più cose. Allora, ritornando qua, l'ubicazione di questa masia si chiama come Masia, dal secolo XIII, vicino a Montserrat, a meno di un'ora di Barcellona, e ha una singolarità. Prima, che la masseria ha una configurazione che rispetta ancora l'evoluzione delle masserie antiche, con quella parte di, noi diciamo, il barrio, che è quel recinto dove c'è la casa di Masaio, Masuves, diciamo noi, Masaio, il molino di vento per avere l'acqua, con la sua cappella familiare, e tutto quanto, no? La parte degli animali, ecc. Poi c'è un altro ingrediente, fanno dei vini e cava, spumanti, bravissimi, esportano il 90%, sono tanto buoni. Allora, qualità. Ah, ancora un'altra cosa. Hanno, nello proprio congiunto, nell'insieme, hanno un salone, ristorante, con un servizio di catering, non so, da catering, bravissimi. Fanno commissioni, Allora, diciamo, qui possiamo mostrare per i turisti cosa che non possono trovare tutto insieme in un altro posto nella Catalogna. Possono vedere, per esempio, spettacoli di flamenco, molto bravi, ma non possono vedere nulla di danze e musiche tradizionali catalane. Non lo possono vedere. Non è un'offerta che sia nel mercato turistico. Allora, questo è il fatto singolare, autentico, qualità, tutti questi punti che abbiamo parlato prima. Allora, che abbiamo fatto? Vediamo, per esempio, se questo... bene, il video non si... abbiamo... C'è il CD? Ciò vuol dire, dobbiamo fare, pensare come si muove, dobbiamo fare documento con materiale promozionale, bello libretto dove si mostra quello che si fa, anche questo è un programma che si sono per le brochure, per gli uffici di turismo, per gli alberghi, per gli operatori, e qui si mette anche il manuale di prodotto che noi diciamo, dove si spiega il prodotto, come si offre, quello che include, condizioni di riservazioni, di prenotazioni, di cancellazioni, il menu che si offre, quello che si balla, i prezzi per il pubblico, e poi si negoziano accanto, per un'altra parte,
la commissione che dipende se è un tour operatore, un'agenzia o un altro canale di vendita che si negozia. Allora, beh, questa tutto come fare, prenotare, le condizioni. Poi abbiamo fatto, sparuto. Cosa è fatto? Ah, è soltanto questo. L'abbiamo? Sì. Questo video dura 8 minuti, è un video per gli operatori turistici. Poi vedremo lo site, che anche deve avere un site, che dura un minuto. Allora mettiamo per esempio come quello cinese, inglese, quello che vuoi. Quello che vuoi, sì. Located south of Europe in the northeast of the Iberian Peninsula, Catalonia is a major international tourist destination. Less than an hour from its capital Barcelona and the Costa Dorada, we offer you a highly attractive option for your clients. At the foot of Montserrat, in the heart of Catalonia, can be found Can Masia, Caves Boigas, a large farmhouse dedicated to the traditional cultivation of vines since the 13th century. Since then, it has belonged to the same family. In this unique framework, we invite you to enjoy a memorable experience. Welcome to the traditional evening in the Masia. We start our experience discovering a large Catalan farmhouse as it was time ago. Can Masia is a listed historical building with artistic interest such as furniture, ceramic, paintings, cultures, decorative items and tools of everyday life from a time that seems standing still over hundreds of years. Especially noteworthy is the collection of weapons in the main room on the ground floor, as well as the ceramics and dishes. The countless expressions of the modernist era have also left their imprints on Can Masia. In the rooms, there are books and tomes worthy of being part of the most prestigious library, and some secrets regarding personal hygiene of the time. A real museum, but with the added value of the authenticity and the contextualization. If the interior of the house has an interest, not least is the exterior and the environment to make it look a residence. Special mention to the chapel dated 1922 and dedicated to the Virgin of la Merce, a neo-Gothic building with interesting frescoes and renowned artist Giuseppe. After learning the historical and ethnographic Can Masia, let's dive into its long winemaking tradition. V
visit wineries and cellars where excellent vines are elaborated with the original denomination Catalunya and the magnificent cavas that have a distant journey starting back in 1936 and have since been evolving and adapting to today's most demanding tastes. Obviously, the interest generated during the visit and the desire to taste wonderful wines will be satisfied with an instructive tasting session that will not leave us indifferent due to the quantity of wines and cavas available there to taste. And after tasting the wines, the menu, which no doubt will open our appetite, will consist of some of the most representative dishes and products of gastronomy and traditional Catalan cuisine, which interpret expert hands to the palates of the most demanding gourmets. And after enjoying an excellent dinner, what better finale? A show of traditional Catalan music and dance. The traditional evening in the Masia offers a unique opportunity to see, just for your customers, a repertoire of the most representative dances of Catalunya and hear the unique sound of traditional instruments. The tenora, the flabiol, the tabal. To be presented to the public between dances and also satisfy your curiosity about the origins of the dances, the context in which they are danced and most characteristic details of the dresses which are wearing the dancers. Dresses that are designed with great rigor varied repertoire of songs and dances which allow public participation at times, and that includes the possibility that it is incorporated with the dancers to dance a sardana all together in the great finale. The traditional evening in the Masia then includes ethnography, wine tourism, gastronomy and the music and dance, an experience you will remember, no doubt, all attendees. We wait for you in Can Masia. Project.
questo progetto. Avete capito quale che si spiegava nel video? Ci sono le quattro parti del prodotto e vedete che quello che l'azienda fa è vino. Anche fanno le visite soltanto per conoscere il processo di come si fa il vino, come si fa il cava, assaggiare il vino. Anche si può andare qui a pisare le uve, partecipare delle attività, ma sì, la vendemmia è quelle attività che si possono fare, queste degustazioni specializzate, etc. Ma quello che ha anche corsi di cucina tradizionale catalana, ma il prodotto singolare è questo. Non è, questa offerta non c'è, soltanto là. Allora, quest'anno abbiamo fatto la presentazione, sono venuti circa 80 operatori, tutti operatori più importanti, anche più piccoli specializzati, e tutti sono innamorati del prodotto. Ciò vuol dire che per l'anno prossimo ci sono già alcune prenotazioni, alcune domande e specializzate. Allora, noi dobbiamo adattare il prodotto. Adesso vediamo un po' sull'internet. Posso togliere meglio? Si può acquistare il pacco completo, si può acquistare anche il pacco della cena e lo spettacolo, e anche lo spettacolo. Quanto pensate che è un prezzo giusto? Per me è molto interessante la vostra visione. Il pacchetto completo. Il pacco completo, sì, il pacchetto completo. Non si mostra. Non va? Chi dona più? 75? 80? 100? 120? Con l'IVA incluso. Un attimo, perché l'IVA, questo è un problema, perché l'IVA in turismo fino quest'anno nella Spagna era un 10%, l'azienda non deve fatturare un 21%, perché la somma del prodotto ha più peso, non è propriamente, è il prodotto culturale, quindi non è un'azienda turistica, non è un negozio, un business di turismo, è proprio questo un 21%. Ma pensiamo che noi lavoriamo per chi è questo prodotto? Chi target di pubblico? Pensate. Sì, è un target evidentemente del pubblico con interessi culturali, veramente. Sì, la musica tradizionale. E anche sono per persone che turisti, basicamente stranieri. Allora, la nostra politica dei prezzi. Vediamo che non abbiamo fatto questo prodotto per i locali, non è per i locali, no. Perché dall'inizio, per cominciare, i locali, i prezzi questi, pensano, non lo valutano tanto. Per esempio, andare a vedere una sessione di danze tradizionali, questo... Io pagherò per vedere questo? Quanto?
non sono pazzo, non pago questo per vedere lo spettacolo di questo che fa il mio figlio, forse. No, un attimo, questo è un problema di gestione. Abbiamo lavorato un anno e mezzo perché la difficoltà principale per offrire questa offerta è la qualità dello spettacolo. Per i musici non c'è problema. Sono professionisti, hanno un contratto, si paga e basta. Ma questi i ballerini delle danze tradizionali non sono professionisti, sono amateur. Allora, ci sono diversi livelli di qualità, anche dei vestiti che indossano. Sono dei grandi vestiti, non so se avete visto, sono molto vestiti d'epoca, della regione, sono fatti secondo gli originali, con le materie, la panna, originali. Sono fatti d'ara, non sono del museo, ma sono presi dall'idea. Allora, i ballerini, ci sono, c'è uno, due elenchi, gruppi, che ci sono i più importanti. Allora, per offrire tutto questo l'estate, abbiamo fatto la temporada per l'estate. Da San Giovanni, 24 giugno, 24 giugno, 24 settembre, l'estate propriamente. Anche adesso ci domandano come after the meeting, ci domandano anche fuori della temporata, ma possiamo farlo perché anche quando piove abbiamo la soluzione, perché dove si fa lo spettacolo in faccia alla casa, no? È molto gradevole, avete visto, no? Si fa con illuminazione, si fa ambienti di colori. Poi è uno spazio dove possono andare fino a 180-200 persone massimo. Invece il salone dove si fa la cena ha una capacità di abitudine fino a 350. Ciò che vuol dire che questo spazio di 150 persone è là dove possono ballare i danzerini questi quando piove. Allora possiamo offrire anche questo durante l'inverno, questo prodotto. Poi ci sono domande, dicono per esempio, Intercruises è un ricettivo, un incoming, che gestisce tutte le visite che fanno i crocieri. I crocieri quando arrivano a Barcellona è il primo porto di crocieri adesso. Le visite che fanno i crocieristi, non so se si dice così in italiano, sono chi gestiscono queste visite, queste offerte che gli portano a visitare Montserrat o il tour di Barcellona, tipico, ma anche ci sono tra tanti, tanti migliaia di turisti che vengono con i crocieri, quelli che sono interessati in questo prodotto. I responsabili di Intercruises hanno detto: questo è molto interessante, ma dobbiamo adattarlo agli orari. Perché sapete che le navi partono la notte e hanno. Allora dobbiamo adattare. Questo è importante, poter avere la possibilità di adattare il prodotto secondo le domande. Allora, cosa facciamo noi? Noi facciamo non soltanto la possibilità di avere questa site internet. Potete vedere, beh, ci mostriamo anche come una opzione del territorio, come potete vedere, spieghiamo cosa siamo e potete vedere qui, ci mostriamo anche altre cose che sono vicine per poter visitare quando vengono.
quello che abbiamo detto anche, si può visitare, per esempio, quindi questo castello che è molto bello, che si divisa dalla masseria, bueno, musei, etc. Tutto quello che possiamo offrire. Adesso per l'anno prossimo stiamo chiudendo accordi, patti, con degli alberghi per fare il pacco, perché ci sono persone che anche vengono da soli per il loro conto e poi quando finisce lo spettacolo, se possono restare a dormire là, lo preferiscono. Allora abbiamo questa possibilità, abbiamo belle offerte di sistemazione, ebbene, per l'anno prossimo faremo questo pacco. Allora, abbiamo detto questo è per basicamente stranieri, ma cosa passa? Noi dobbiamo offrire anche la possibilità di acquistare non soltanto per tour operators o per agenzie di viaggi o per webs, portali di turismo che adesso si possono fare anche, ma anche per quelli che vanno da soli. Beh, non si vede, ma si vedrà, spero. Allora, perché non possiamo offrire la possibilità? Non è chiuso per i locali, veramente, non è così. Allora, qui ci sono le possibilità, anche c'è la possibilità di acquistare un servizio di transfer che va a cercarti nell'albergo. Per esempio, noi vendiamo un canale di vendita, è il Corte Inglese, non so se sapete, sono sì, le Harrods della Spagna, no? Allora vendono i nostri biglietti, allora hanno detto soprattutto gli americani e i russi acquistano in tutti i piani, acquistano, pam, 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 spendono tanti. E anche nella biglietteria, ticketing, acquistano per vedere l'opera, lo spettacolo di danze, e anche questo è un prodotto. Ma come vanno da Barcellona a là dove facciamo lo spettacolo? Allora abbiamo negoziato, abbiamo arrivato a un patto con una azienda che fa servizi di transfer con veicoli di alta gamma, e poi un prezzo molto aggiustato per 295 euro, porta dall'hotel da Barcellona, prende i turisti, li porta alle sete, porta a Can Macià e quando finisci li prendi e li ritorna. 195 euro, andata, l'attesa, il ritorno. È un prezzo veramente molto aggiustato. Allora, i prezzi che abbiamo detto, bene. Beh, mentre si apre, il pacchetto completo, 125. Tu sei 120? Bene, bene. Allora, se cercate, volete acquistare il pacco. La cena e lo spettacolo, 99. Questi prezzi sono, alla vista dei locali, sono un po' cari, ma sono, pensi che per esempio andare a vedere uno spettacolo di flamenco a Barcellona, senza Barcellona, lo spettacolo di flamenco è un po' di accompagnamento di tapas, mangiare un po', sono 99, 110, I buoni spettacoli, perché ci sono altri disastrosi, ma i buoni spettacoli di flamenco sono questi prezzi.
Allora, questo è un prezzo di una singolarità, prodotto unico, che ha non soltanto lo spettacolo di piccare un po' di mangiare, è una buona cena di molta qualità, la visita culturale, conoscere realmente com'era la campagna catalana tradizionale. Le tradizioni si spiegano, le tradizioni delle camere, delle diverse parti di una masia, la visita in cantina, assaggiare i vini, poi la cena, e finalmente lo spettacolo, un prodotto unico. Allora, non è un prodotto tanto caro. E dovete pensare che qui deve essere ancora le commissioni per i tour operator e per l'agenzia. Cosa facciamo? Noi abbiamo abilitato, adesso no perché è finita la campagna dell'estate, ma mettiamo che vogliamo, beh, adesso non si vedrà perché è finito, ma qui ci sono i giorni che si possono, noi abbiamo abilitato alcuni giorni che abbiamo fatto l'offerta per poter comprare questo prodotto. E come facciamo? Se c'è una persona che acquista un biglietto, dobbiamo aprire. Bene, allora cosa facciamo? Facciamo campagne per una parte, con un prezzo più commissionato per le agenzie e per un altro. Apriamo altri canali di vendita per i locali. Per esempio, non so se qui c'è, ma no, ci sono un club culturale che ha moltissimo, moltissima, tantissima gente che sono associati, a Trapalo. Questi Let's Bonus, tutti questi canali di vendita, non so se sicuro di sì, qui ci saranno, dove i locali vanno sempre a cercare le opportunità. Allora si può trovare questa l'entrata che qui vale 45 euro, lo può trovare per 12 euro. Che questo sì è un prezzo che sono disposti a pagare, ma per noi è importante perché questo sono di ripieno. Se noi abbiamo un gruppo di 40 persone che vengono con il pacco completo e poi non ci serve di nulla avere 100 sedie vuote. Lo spettacolo costa lo stesso, dobbiamo farlo. Allora lanciamo questo altro canale di commercializzazione, capite? Allora è quando lo lanciamo per il pubblico locale. È un'altra politica dei prezzi. Bene, allora questa è la formula e questo è un esempio di come abbiamo fatto un prodotto dal Generador con questa azienda, Cavas Boigas, che fanno vino. Il suo lavoro e la sua occupazione è il fare vino, fare buon vino. Ma a ridosso di questo abbiamo fatto un prodotto dove non è lo più importante visitare l'azienda, ma si consegue fare la visita dell'azienda. Lo scopo di Cavas Boigas è riuscito, ma abbiamo fatto un prodotto dove l'azienda la visita come si fa il cava, come si fa il vino, è soltanto una parte, non è il richiamo principale. L'insieme. Questo è un esempio di prodotto, di visita azienda, ma molto elaborato, molto vestito, ma per offrire, si può fare anche soltanto la visita, sono 15 euro, fare la visita, la degustazione di vino e basta. Ma questo lo fanno tutte le cantine. Questo prodotto è stato scelto per l'agenzia di turismo. L'organismo, l'Agenzia Catalana di Turismo, che è l'organismo di promozione turistico della Catalogna, della Generalitat, come una mostra. Allora ci hanno portato fam trips sono viaggi di conoscimento del prodotto, dei tour operatori stranieri. Ci hanno portato
uno di 12 specializzati, operatori specializzati in enoturismo, un altro di 15 operatori dalla Cina, e il 24 di questo mese vengono 8 tour operatori degli Stati Uniti. Capite? Bene, allora, per finire questa giornata maratoniana, parleremo un po' da domani. Domani ok? Allora, faremo un esercizio, si dice così, dove faremo la visita, ma la mirata su questa visita sarà, faremo un esercizio di fare un po', dopo di aver parlato cosa si può fare in una visita oggi, come pensate voi che si può migliorare questa visita? Cosa farete? Allora, quando saremo ritornati, vi darò alcune paute sopra come fare l'esercizio e poi avremo la possibilità di lavorare un po' e pensare cosa farete ciascuno, un lavoro individuale. Se preferite farlo in gruppo lo possiamo fare, ma non tutti insieme, perché tutti insieme lo faremo dopodomani. Faremo una messa in comune delle proposte che avete fatto ciascuno e vedremo come potremo, le idee che escono sopra come possiamo migliorare questa visita azienda. Vi dico di entrata, di inizio, che penso che lo fanno abbastanza bene. Ma forse possiamo ancora mettere alcuna idea per migliorarla e anche possiamo suggerire alcun prodotto, come abbiamo fatto in questo caso che vi ho mostrato, di Canmasia, di Cavas Buigas, alcuna idea. Allora, non so se devi dire l'ora, sì, dove, però, come si arriva, si sa. Le 8:30, non abbiamo un quarto, comunque ci troviamo qui nel palazzo, poi andremo insieme attorno all'evento, ripeto, la specchia americana. Quindi avremo la possibilità o insieme al titolare, Giuseppe Maria Giuscudo, oppure insieme a un dottor agronomo, uno dei due, insomma, di visitare sia la parte, diciamo, della coltivazione di diciamo, di piante culinari, mi viene la parola, e quindi di visitare un po' l'azienda e poi commentare insieme, insomma, l'esperienza di... Ah, le foto, sì, possiamo fare anche delle foto, all'interno di produzione. Per fare delle fotografie. Perché poi quando parliamo qui, quando faremo il riassunto, la posta in comune, no? Questa messa in comune, parleremo, ricordate quello che è sempre meglio se è un'immagine. Qui, questo si potrebbe migliorare di questa maniera, no? Allora l'immagine sarebbe, avrete stato un elemento, un supporto interessante per bastire la discussione, no? Per masse non si può fare la foto, peccato, lo faremo da memoria. Allora, aprite bene gli occhi e fate la fotografia e poi parliamo e diciamo sì. Allora, si potrebbe fare fotografia in alcune parti, quindi. Come volete, se portate la macchina sapete che quando entreremo... Beh,
Beh, allora grazie della vostra attenzione e a domani.